Un saluto al dottor Palma, assessore del turismo dentale e dentisti Moldavia. Benvenuto al campus dove cerco di spiegare con termini semplici i motivi della perdita oggi dei denti. Perché perdiamo i denti? I denti li perdiamo per tante cause e ho fatto un elenco lunghissimo delle cause per cui li perdiamo e il più delle volte non è a causa tua che perdi i denti. I denti si perdono perché si ha delle volte una carenza di interleuchina 1, che è una proteina, un enzima che si ha nel proprio corpo di difesa. Questa manca e allora è un po' come avere gli scudi di cartone, no? C'è l'esercito che spara, che sarebbero i batteri che abbiamo in bocca. Ricordo che in bocca abbiamo più batteri che nelle mani, e ammazzano non una fila di soldati, ma 20 file di soldati. Questo equivale a non avere l'interleuchina 1, ovvero questo scudo di difesa naturale. Molti pazienti non ce l'hanno, infatti molti pazienti soffrono di parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea, e quando si trovano in bocca questi tipi di batteri, ci sono diversi tipi di batteri, allora questi creano veramente dei danni. La piorrea è principalmente una malattia su base batterica, quindi se noi vogliamo curare la piorrea e evitare la perdita dei denti, è quello che noi dobbiamo fare, andare a cambiare il microclima batterico all'interno della bocca. Ci sono, come dicevo prima, tanti batteri all'interno della bocca, no? Quando questi batteri si trovano insieme, supponiamo che ognuno di questi che sto disegnando qua è un gruppo di batteri, allora insieme questi batteri fanno casino. Ok, uso termini semplici così ve la spiego in soldoni. Poi ci sono altri gruppi di batteri, ok, supponiamo che nella bocca si trovano anche questi tipi di batteri. Se si trovano assieme a questi altri gruppi di batteri, allora succede una grande festa dentro alla bocca del paziente. Se in più ci troviamo nello sfortunato caso in cui manca pure l'interleuchina 1, quell'enzima di cui ho parlato prima, allora diciamo che il rave è assicurato. Quindi significa che se il paziente per X motivi non va dal dentista, oppure ci va dal dentista ma non gli viene detto dal dentista che un paziente è più sfortunato rispetto ad altri, il paziente non ne ha colpa, perché se non glielo dice il dentista non è che glielo dice il giornalaio che ha una carenza di interleuchina 1, oppure che dentro alla bocca andrebbe fatto un prelievo microbiologico per andare a vedere che tipo di batteri ci sono e quindi indagare il rischio di perdita dei denti. Allora cosa succede? Che il paziente va incontro verso la molto probabile perdita di tutti i denti. O inizia con un dente, va dal dentista, il dentista gli dice: normale, è l'età, stai perdendo i denti. Non è normale perdere i denti. Io i denti ce li ho tutti. Mia madre c'ha 70 anni, ce li ha tutti i denti. Ci sono ragazzi di 30 anni che non hanno più i denti. Io ho visto ragazzi addirittura di 26 anni non avere più i denti. Perdere i denti non è normale. Diciamo che la prima causa di perdita dei denti, se dovessi fare una somma, non è neanche dovuta alla carenza dell'interleuchina 1, ma è un fattore culturale, ovvero non parlo dell'Italia, o che lungi da me parlare dell'Italia, l'interesse verso la salute della bocca dei pazienti dovrebbe iniziare dalla prima elementare, da quando siamo alle elementari. Dovrebbero essere mandati lì gli odontoiatri statali a fare prevenzione, a insegnare ai pazienti l'importanza, ai pazientini, di andare ogni 6 mesi dal dentista a verificare che non ci siano dei problemi. Se c'è una carie va curata subito, non bisogna aspettare che la carie diventi enorme. I batteri dov'è che crescono? I batteri, visto che ho parlato di carie, crescono e si moltiplicano dentro ad alcune tane. Prendiamo un dente per esempio, questo è un dente, poi il dente chiaramente c'ha la sua radice, all'interno c'è il suo nervo. Cosa succede? Che il paziente mangia e nella fossetta qui si raccoglie del cibo, della zozzeria, chiamiamola così. Questa zozzeria cosa fa? Foraggia i batteri cattivelli che stanno dentro alla bocca. I batteri cattivelli che fanno? Trovano il cibo e si moltiplicano in tanti batteri. Ok, cosa fanno i batteri? Mangiano e producono anche l'acido lattico. Gli scarti del metabolismo batterico si chiamano appunto acido lattico. L'acido lattico, attenzione, che è corrosivo. L'acido lattico cosa fa? Inizia a demineralizzare lo smalto diventa come il gesso,
Il paziente mastica, lo smalto si rompe, i batteri vanno sempre più in fondo. A un certo punto, questa è la struttura dello smalto del dente, dentro il dente è fatto come una spugna, no? Immaginate una spugna. A un certo punto, quando superano questa barriera dura, i batteri colonizzano tutti i canali della spugna e ci vanno a nozze, perché qui dentro trovano altro cibo con cui potersi sostenere. A un certo punto si crea che cosa? Una carie. La carie è fondamentalmente una tana batterica, dove i batteri che abbiamo visto prima, di quei gruppi, quei batteri cattivelli che ci possono essere in bocca, a un certo punto prosperano e vanno a colonizzare magari altri denti. Poi cosa succede? Noi oltre ai denti ci abbiamo anche la gengiva. Questa qui è la gengiva. In queste zone, tra dente e gengiva, dove non arriva l'ossigeno, crescono proprio questi batteri negativi che non hanno bisogno di ossigeno. Quindi, che succede? Che questa gengiva, a un certo punto, il sistema immunitario gli dice: oh, guarda che c'è qualcosa qua che ci sta infiammando, che ci sta creando dei problemi. Allora il sistema immunitario manda lì i soldati iniziano a sparare, non capiscono chi è nemico, chi è amico, e i tessuti si infiammano e si iniziano a staccare dal dente. Questa tana diventa sempre più profonda e si creano le cosiddette tasche parodontali. Sono delle tasche come la tasca della mia camicia, ok? Voi immaginate, se ci entra la saliva, dentro la tasca ci entrano anche i batteri. Se in questa tasca ci entra la saliva, ci entrano anche i batteri, che non hanno bisogno dell'ossigeno. I batteri producono non solo acido lattico, ma producono anche le tossine che vengono riconosciute dal sistema di difesa, di allerta del nostro sistema immunitario e sono il campanello d'allarme per cui si innesca tutta la battaglia. Quindi capiamo che se noi non avessimo questi batteri, non avremo l'acido lattico, non avremo le tossine che allertano il nostro sistema di difesa. La parodontite è una questione di predisposizione, ovvero significa è un po' come avere la pelle chiara. Io ho la pelle chiara, se vado al sole 3 ore mi ustiono. Poi c'è chi ha la pelle scura, se vado al sole 3 ore non si ustiona. C'è chi ha più difese e chi ha meno difese. C'è chi si fa sbatte e si apre una ferita, chi sbatte e non gli si apre la ferita nel braccio. È questione di essere più o meno delicati. Non è colpa tua se hai perso i denti, semplicemente sappi che eri più delicato. Molte volte succede che non ci viene detto, ok, facciamo magari anche i check-up, oppure perché non ci siamo andati, perché per cultura lo Stato non ci obbliga ad andare dal dentista statale, ma è un bene, di un servizio di lusso dove per andare devi pagare la tassa. E quindi, ripeto, è una questione culturale, non è colpa tua se hai perso i denti. La storia è questa, si sarebbe potuto evitare. Se magari stai vedendo questo video è perché ormai è tardi, hai perso tutti i denti, ma è importante che tu capisci comunque questo che ho spiegato oggi, perché è la base per capire che rimettere i denti non è solo una questione di mettere impianti dentali o mettere le capsule o fare i denti in metallo ceramica. È una questione di cambio di abitudini, di presa di coscienza del tuo stato di predisposizione a sviluppare infiammazione in bocca e capire anche che dovrai comunque andare a cambiare le tue abitudini di vita. Rimettere i denti significa mettere delle protesi in bocca che simulano i denti naturali, ma non sono niente di simile ai denti naturali. La ceramica, il titanio, lo zirconio oppure il composito non sono niente di naturale, sono materiali artificiali. E come tutti i materiali artificiali hanno dei limiti di rottura. Lo smalto si comporta in maniera diversa dal composito. Le radici sono ammortizzate nell'osso, gli impianti sono fissi nell'osso. È come pretendere di mettere una gamba artificiale che questa gamba artificiale, questa protesi di gamba si comporti in maniera identica a una gamba naturale. No, è una protesi, quindi c'ha dei limiti e non bisogna andare oltre quei limiti, anche a livello di salute, di igiene. Se una persona ha perso i denti è delle volte perché aveva anche delle abitudini scorrette, come per esempio, oltre a essere predisposto, magari fumava il sigaro o la pipa. Oppure è stata una persona che ha sofferto di malattie come per esempio il diabete, oppure una persona che ha avuto
tumori e quindi ha fatto terapia radiante oppure chemioterapia, oppure le gravidanze possono portare una iperreazione del sistema immunitario. Sono tante le cause per cui si perdono i denti. La prima cosa da fare è capire perché si sono persi i denti, perché lo scopo non sarà quello di rimettere i denti, ma evitare che i problemi si ripresentino. Una diagnosi corretta è già mezza terapia. Una diagnosi scorretta, possiamo anche fare gli impianti, i denti, ma come il paziente ha perso i denti, metterà a rischio anche le protesi artificiali. Un saluto da Dottor Palmas e vi do appuntamento al prossimo video che vi illustrerà i tipi di cure, di terapie che si possono fare, oltre che riprendere un attimo gli stadi della parodontite, perché tutto inizia da lì, ovvero inquadrare il tipo di piorrea che c'ha il paziente e andare a capire che tipo di chirurgia, terapia bisogna fare. Un saluto da Dottor Palmas.